L'azienda agritrutta ha cominciato. L'ho vista prima. Sì. Cosa intende? Nel Parla. senso che ha cominciato ad andare Io a campionare le per farfalle. cose, no, le farfalline le lascio ancora belle libere perché non ho i mezzi per catturarle. No, però quella parte di, insomma, che è stata segnata anche in mappa la percorro abitualmente, quindi qualcosa che volata c'è, ecco. Sì, c'è qualcosa che vola. E quindi sta segnando, sta registrando, sta provando la guida nuova, funziona Non tutto? sto facendo nulla perché aspettavo istruzioni, io non ho nessuna istruzione a riguardo Ah, di ok, come perfetto. si procede. Perfetto, perfetto. Allora le diamo adesso. Sempre che io riesca ad arrivare di lì con questa presentazione. Mi chiedo scusa di questo. Intanto, mentre stiamo aspettando, io mi permetto di chiedere a Erika Checchio del percorso della foresteria, se voglia di dire due parole, e di quello che il Comune di Mondovì sta facendo per, no, il percorso di Mondo di Piazza. Che interrogazione, professore. No, per quanto riguarda il parco, siamo andate io e la collega Laura Martinelli, che è anche qua presente, a tracciare il percorso. L'abbiamo mappato e l'abbiamo trasmesso alla professoressa Bonelli. L'abbiamo individuato partendo dalla foresteria. Attraversiamo un tratto di bosco nelle vicinanze del torrente Pesio, poi andiamo lungo i capanni tra Lago di Morozzo e un bosco allagato che si chiama Alneto Impaludato, che è anche un nuovo ambiente che il parco ha realizzato negli anni scorsi e quindi è interessante da un punto di vista naturalistico. Studiare un po' di presenze anche delle farfalle, poi si prosegue verso una parte di stagni e poi si arriva fino in fondo all'ultimo stagno realizzato dalla Lipu e i nostri laghi degli ambienti umidi dedicati agli anfibi e ai rettili. È un percorso. Adesso Laura, magari se mi ricorda più o meno quanto è lungo, ma arriveremo forse a 700-800 metri, se mi ricordo bene. Magari si può anche spezzare in due, ma comunque è un percorso che per noi è interessante perché non abbiamo dati in questo momento di tipo naturalistico e scientifico. Per quanto riguarda Mondovì, so che avevano ripulito questo tratto lungo vicino alla funicolare, poi però questa cosa la sta seguendo direttamente Maria Cristina Gasco, che è il consigliere delegato, e la mia funzionaria del Verde, Vilma Benso, e per ora non ho altri aggiornamenti, quindi magari Attilio ne hai più tu di me se le hai sentite. Comunque aspettavamo questo corso proprio, io ho visto che c'è anche un video tutorial sul sito, magari prossima settimana lo condivido sul profilo della nostra riserva e magari così lo facciamo vedere anche a chi non è presente qua, poi.
Non ho altro da dire. Se Laura hai, vuoi dire qualcosa tu, intervieni pure riguardo il percorso che c'è su alla riserva. Ah, sono presenti anche alcuni guide parco del parco, perché abbiamo intenzione poi di proporre anche delle escursioni mirate a far capire qual è l'attività che si fa nel parco, accompagnando persone a vedere le attività anche di ricerca e di citizen science. Dogliotti Marco e Paola Politano sono qua presenti. Ah, c'è anche Roberto Pocca. Scusa, eri illuminato con una luce paradisiaca, non t'ho riconosciuto. È che c'è una finestra per ogni lato della stanza, quindi non ho speranze. Ok. Grazie. Dovremmo avercela fatta. Vi chiedo scusa, ho avuto proprio dei problemi. Quindi io vi condivido lo schermo adesso. Non so se devo dividere lo schermo intero. Sto condividendo lo schermo. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Nel senso che vedete la presentazione? Sì, sì, si vede. Ah, meno male. Ok, perfetto. Allora, il progetto Butterfly Monitoring Scheme è un progetto appunto europeo che abbiamo portato in Italia soltanto 2 anni fa. Io sono Simona Bonelli e lavoro all'Università di Torino, mi occupo di conservazione della biodiversità, sono una biologa e fin dall'inizio della mia attività di ricerca, una 20 anni fa, mi sono occupata di conservazione, in particolare delle farfalle diurne. E quindi, in questo senso, faccio parte, per esempio, della Butterfly Conservation Europe, che è l'organizzazione europea che si occupa di conservazione delle farfalle. Dal 2019 sono nel comitato, nel direttivo di questa associazione, che è una cosa importantissima, che non dà nessun tipo di vantaggio qui in Italia, però in realtà fa portare la voce delle farfalle italiane e mediterranee in queste associazioni, dove, come vedete già dell'immagine, la maggior parte dei miei colleghi, lo vedete anche dall'altezza, sono scandinavi, inglesi, qualche belga e tedeschi. Per il resto, purtroppo, l'area mediterranea è sempre poco poco rappresentata. Invece la Butterfly Conservation Europe ha un membro per ogni stato, quindi è molto ben rappresentata. In questa attività cosa faccio? Faccio liste rosse, documenti, linee guida, tutto quello che può servire alla conservazione delle farfalle. E quindi abbiamo anche di recente pubblicato la lista rossa delle farfalle italiane, che è quella mediterranea. Sono tutti documenti scaricabili in rete, quindi se vi interessa sapere quali sono le farfalle che hanno più probabilità di estinguersi a breve termine, potete consultare sia a livello italiano che a livello mediterraneo che a livello europeo questi 3 documenti. In tutti e 3 ho collaborato per la parte italiana, quello italiano l'abbiamo proprio scritto qua, insomma. Purtroppo gli invertebrati sono molto poco conosciuti, cioè quanto è probabile che una specie di invertebrato si estingua lo sappiamo pochissimo, perché di liste rosse, come vedete, ne facciamo tante sui vertebrati, un pochino sulle piante, ma già poche. Sugli invertebrati, guardate, quelle per cui possediamo questa valutazione sono pochissime, e tra queste spiccano le farfalle. Quindi le farfalle non soltanto in sé come gruppo interessante, bello, ma anche hanno anche una responsabilità verso altri invertebrati, perché essendo i più conosciuti, perché sono belli, più facili da studiare di altri, più affascinanti, si portano anche dietro una serie di responsabilità nei confronti degli altri organismi invertebrati. Noi in Italia abbiamo comunque una buona storia, quindi abbiamo un progetto di mappatura che si chiama Checklist CKMAP, che molti di voi conoscono, un progetto del Ministero, dove al 2007 erano state mappate in Italia tutte le specie. Poi
successivamente, nel 2014, abbiamo scritto una chiave dicotomica, no, scusatemi, una checklist delle specie, e poi un pochino più di recente ancora è stata scritta una nuova checklist delle farfalle europee. Quindi abbiamo una serie di strumenti per lavorare sulle farfalle. Quello che mancava fino al 2019 era un monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni sul terreno in Italia. In questa mappa dell'Europa vedete sostanzialmente in giallo-verde tutti gli stati in cui le farfalle sono monitorate da tempi più o meno lunghi, in alcuni casi parla dagli anni 70, in altri casi invece sono monitorate magari da 5, 6, 7 anni, e vedete che l'est europeo e la zona mediterranea, in particolare l'Italia, ma anche la Grecia, sono completamente bianchi. La Francia, che risulta colorata, in realtà ha un progetto su Parigi, e la Spagna fino a qualche anno fa aveva soltanto un progetto in Catalogna. Quindi diciamo i dati mediterranei sono veramente pochini. E grazie a un progetto europeo che ha finanziato la Butterfly Conservation Europe per aiutare i paesi che non avevano un monitoraggio su campo, abbiamo potuto lanciarci, diciamo così, anche noi italiani. Quindi vedete che durante questi due anni, 2019-2020, del progetto che si chiama ABLE, questo progetto, sono stati individuati degli stati che sono quelli stellati, quindi l'Italia, il Portogallo. Questi stati hanno ricevuto la priorità. E cosa vuol dire? Che hanno cercato in tutti i modi, attraverso questo progetto, di aiutarci, metterci nelle condizioni di mettere in piedi una rete di monitoraggio fissa su campo, gestita da volontari, perché questa rete, l'European Butterfly Monitoring Scheme, che è questa rete di monitoraggio europeo, prevede che senza costi, senza spese per il campionamento a terra, ma gestendo una rete di volontari, vengano campionati nei punti, che questi sono i punti già esistenti, guardate l'Inghilterra che risoluzione di punti ha, per esempio, vengano campionate le farfalle su dei percorsi fissi, delle passeggiate, che però devono essere ripetute tutti gli anni e più volte l'anno, cioè all'interno della stagione in cui le farfalle volano, a seconda delle latitudini e delle quote, possono essere ripetuti questi campionamenti 3-4 volte, ma anche 10, perché più o meno si campionano ogni 10-15 giorni. Quindi è un impegno non piccolissimo questo che i volontari si prendono, e attraverso questo progetto, questo finanziamento alla comunità europea sotto forma di progetto ABLE, siamo stati in grado di almeno di produrre dei workshop, del materiale per sensibilizzare e provare a mettere in piedi una rete anche italiana. Alla fine del progetto, di questo progetto ABLE 2019-2020, l'idea era appunto di arrivare a coprire 22 paesi europei, almeno 10.000 siti per un gradiente, vedete, di 7.000 chilometri di latitudine. E infatti aderiamo a questo progetto, che quindi è un progetto europeo, si trova questo European Butterfly Monitoring Scheme, se cliccate su internet lo trovate subito, e la prima cosa che facciamo è tradurre la pagina del sito in italiano. Infatti, poiché le reti di campionatori sono reti di volontari, ecco che i volontari normalmente sono persone non necessariamente del mondo accademico o dei professionisti, quindi non necessariamente devono conoscere l'inglese. Quindi è la prima cosa che viene fatta è costituire, questo infatti è tradotto, andate a vedere il sito, è tradotto in una quindicina di lingue, è tradurre il sito e tradurre tutti i materiali che già sono a disposizione del sito. Poi l'altro nostro diciamo problema è che l'Italia, rispetto ad altre regioni, è molto lunga e molto diversificata, quindi a differenza di quello che capita negli altri paesi europei, noi scegliamo di
condividere il coordinamento di questo progetto. In particolare io sono il coordinatore, diciamo, formale rispetto all'Europa e mi occupo del Nord. Poi il collega Leonardo D'Apporto, che fa base all'Università di Firenze, si occupa della Centro Italia, e il collega Stefano Scalercio, che invece lavora in Calabria presso il CREA, si occupa del Sud Italia, perché veramente sia le farfalle cambiano, le finestre temporali di attività, ma anche le persone, la gestione delle aree protette, proprio la comunicazione anche. Quindi la rete di volontari è tanto più efficace quanto più si condividono le cose, quindi tanto più ci si sente vicini. Inizialmente io punto moltissimo sui parchi, sulle aree protette, e quindi cerco di coinvolgere molti parchi, ma al mese scorso, più o meno il conteggio l'abbiamo fatto una ventina di giorni fa, abbiamo in realtà 83 transetti messi su dal 2019 ad oggi, cioè praticamente in pandemia, con 26 transetti che fanno parte della rete Natura 2000, quindi sono in qualche modo dentro le aree protette, ma la maggior parte, come vedete, sono al di fuori, perché a differenza di quello che io pensavo, tra i volontari troviamo entomologi, appassionati, volontari che lavorano presso le ONG, università, ma anche musei, aziende agricole, municipalità, cioè troviamo una diversificazione assolutamente in attesa di volontari che si buttano in questo progetto. E ad oggi abbiamo appunto attivi, cioè già percorsi, 83 transetti, quindi vuol dire che qualcuno li ha già percorsi una volta ogni 10-15 giorni per tutta la stagione di campionamento, almeno per un anno, e abbiamo già campionato 150 specie, cioè il triplo delle specie di tutta la Gran Bretagna e più o meno la metà delle specie presenti in Italia. Il primo transetto in assoluto che è stato disegnato, individuato, e si trova nel Gran Paradiso, perché appunto io puntavo inizialmente sui parchi nazionali, che sono i parchi che hanno personale, che hanno dei finanziamenti anche annuali da parte del Ministero, hanno una buona conoscenza del territorio, sono enti che sono lì e sempre resteranno lì, quindi dato che questa rete deve essere per sua natura ha senso solo se è permanente nel tempo, se diventa all'infinito, diciamo, nella nostra, o almeno quanto più possibile si proietta verso un futuro infinito. Ecco che il primo è il parco del Gran Paradiso, e questo è il transetto. I transetti vengono individuati, come abbiamo sentito dire prima, anche è già stato individuato ad esempio quello dell'oasi Cravamorozzo, ed è stato individuato e disegnato quello dentro l'azienda agricola del comizio agrario, così come è stato disegnato quello dentro l'azienda agricola agritutta. Una volta disegnato, poi ci si arma di retino e si comincia a percorrere per contare appunto le farfalle. E in tutta questa attività di disegno, conteggio delle farfalle, immissione dei dati nella piattaforma, noi con Federica, che poi vi spiegherà qualcosa di più tecnico, accompagniamo i nostri volontari, a seconda di quanto sono indipendenti, nel registrarsi presso il portale europeo, inserire disegnare fisicamente il transetto, che ha tutte le sue caratteristiche disegnate dentro il portale, raccogliere i parametri utili e poi cominciare a contare le farfalle. Ma la prima azione è stata quella di, come stiamo facendo anche stasera, è stata quella di parlare del progetto il più possibile, quindi abbiamo organizzato dei workshop, ci siamo fatti intervistare, insomma tutto quello che era possibile, pur di divulgare l'esistenza di questa rete, della importanza di questa rete. E vedete che i pallini sono i transetti che sono stati già assegnati. Questo, la mappa l'abbiamo scaricata ormai un qualche mese fa, direi
un paio di mesi fa sono già aumentati. Vedete che però chiaramente abbiamo avuto, la nostra eco si è fatta sentire prevalentemente dove noi siamo attivi, quindi vedete dove siamo attivi noi in Piemonte, che visto che noi lavoriamo all'Università di Torino, il Piemonte è stata molto sentita e quindi c'è stata una buona risposta intorno a Firenze e intorno alla sede del CNR calabrese abbiamo avuto questa risposta. Però devo anche dire che poi ieri abbiamo parlato alla Società Naturalistica Siciliana e ci sono stati già tre nuovi transetti, oltre a quello al Parco delle Madonie, che era, essendo parco, si era fatto coinvolgere prima. Abbiamo fatto un workshop che ha dato veramente ottimi risultati nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, quindi quell'est nord-est che vedete ora molto bianco verrà a breve colmato di nuovi transetti. Ma questo appunto perché, come dicevamo, sì, questi siamo noi tre, appunto, ci sono, vi lascio anche i riferimenti anche delle persone che collaborano. Noi non siamo, diciamo, persone che si sono scelte a caso per questo progetto, in modo da essere dislocate geograficamente, ma in realtà siamo un gruppo che già lavora in sinergia. Se voi cercate in internet, noi abbiamo diverse pubblicazioni insieme, avevamo già messo in piedi un progetto che si chiama Butterfly, Barcode di Italia Butterflies, che è un progetto non finanziato, esattamente come il Butterfly Monitoring Scheme, ma nel quale noi crediamo e per il quale noi abbiamo unito le forze. Quindi l'Università di Torino, l'Università di Firenze e il CREA di Cosenza già lavoravano insieme e queste persone sono sostanzialmente le persone che si occupano di farfalle a livello italiano strutturate. Poi ce ne sono moltissime, appunto, tra volontari, appassionati, ma strutturati in un ente, non così tante, che si occupano esclusivamente di farfalle o lepidotteri, perché il collega del CREA si occupa anche molto di falene e di microlepidotteri. Quindi questo appunto non è casuale. Attraverso il progetto Able abbiamo potuto, finché la pandemia ce l'ha consentito, fare una serie di workshop. Quindi l'idea era di sensibilizzare le persone a parlare del progetto andando fisicamente a parlare del progetto. Workshop nel senso di teorico-pratici. Al mattino è sempre intervenuta la comunità europea, è sempre intervenuto qualcuno che ci raccontava del progetto europeo in generale. Poi abbiamo parlato noi e poi di solito dopo un pranzo, diciamo, leggero, un lunch leggero, ci siamo sempre buttati fuori dalle sedi, vedete, retini in mano, e siamo andati a fare proprio un transetto veramente in campo tutti insieme. Questo siamo riusciti a farlo fino ancora alle Madonie, in cui quel workshop si è svolto già con le mascherine, e poi invece l'ultimo, che è quello delle Dolomiti Bellunesi, lo abbiamo invece svolto a distanza. E da lì in poi abbiamo, senza più l'aiuto di Able, che ci dava supporto nel catering, nel pagare i viaggi ai relatori, eccetera, abbiamo continuato, visto che ci siamo anche trovati tutti bene con queste piattaforme, a continuare a divulgare questo progetto, anche non necessariamente trovandosi. Chiaro che per poter metterlo davvero in campo occorre poi a un certo punto anche trovarsi, per quello che è previsto alla fine di questo nostro incontro di oggi, anche il trovarsi il mese prossimo, direi, nella vostra zona, per fare insieme invece un percorrere insieme con le guide alla mano, retini alla mano, macchine fotografiche alla mano, uno o due dei transetti che abbiamo disegnato nella vostra zona. Un altro grossa acquisizione che abbiamo avuto grazie al progetto Able, quindi a questo finanziamento della comunità europea durato 2 anni, sono delle guide. Queste guide sono state ottenute pagando un disegnatore che ha disegnato tutte le specie, le principali, anzi le specie più comuni presenti nei vari stati che aderivano al Butterfly Monitoring Scheme, le ha disegnate in modo che i caratteri principali fossero evidenti, con una barrettina che riguarda la fenologia, insomma, sono disegnate da personale esperto,
E queste guide sono scaricabili anch'esse dal sito. In ogni caso noi ne abbiamo moltissime stampate, già leggermente anche plastificate, e voi che avete già aderito alla rete di monitoraggio avete già avuto queste guide, ve le abbiamo già lasciate e comunque le continuiamo a lasciare ogni volta che andiamo in ogni luogo a parlare di questo progetto, in ogni luogo in cui implementiamo un transetto della rete di monitoraggio. Questo perché i volontari si trovano molto male con un grosso libro di farfalle dove ci sono tutte le farfalle europee, magari molto ben fatto, ma dove devono riconoscere le loro 10-15 specie che quel giorno lì volano nel loro transetto con una guida che ne contiene 500. Uno dei trucchi che l'Inghilterra, che ha la storia più lunga in questo campo, ha messo subito in pratica quello di disegnare proprio di realizzare delle guidine che fossero per singole regioni dell'Inghilterra. E pensate che l'Inghilterra appunto ha una cinquantina di specie in totale, quindi loro hanno la guidina delle farfalle del Dorset e così via, ciascuna delle quali con la stagionalità segnata e con le poche farfalle che si possono trovare in quella regione lì, è uno strumento veramente efficace per la diagnosi. Noi non abbiamo questa semplicità perché abbiamo una diversità altissima di farfalle, siamo il paese più biodiverso, ma effettivamente abbiamo cominciato a produrre questi strumenti pratici che aiutano il campionatore. E poi stiamo distribuendo anche retini, perché le farfalle non vengono uccise, ma proprio perché dobbiamo essere sicuri della farfalla che abbiamo visto e molte si assomigliano, le mettiamo dentro la rete, le controlliamo, vedete come stiamo facendo qui, confrontiamo, queste reti sono fatte apposta, non graffiano le ali, sono di un tulle particolare, molto liscio, e quindi confrontiamo il nostro campione con la guida, quando siamo certi rilasciamo la farfalla e la segniamo sul nostro taccuino di campo. E ne stiamo producendo una per le Alpi, quindi siamo arrivati alla quinta. Vi dicevo che io inizialmente appunto avevo immaginato contare sui parchi nazionali, avevo pensato sono ben distribuiti in Italia, il personale già opera su campo e quindi se in 3 anni riesco a avere i 21 parchi nazionali italiani ho raggiunto un buon risultato, quindi avevo fatto dare al Parco del Gran Paradiso il via a questa buona azione. In realtà mi sono appunto dovuta ricredere, come avete visto precedentemente, perché abbiamo superato altro che i 21 transetti, anzi negli ultimi giorni se ne stanno scoppiata la stagione, quindi noi facciamo più incontri e più persone si contagiano e cominciano a disegnare un nuovo transetto, quindi stiamo quasi raggiungendo i 100 transetti. E quindi i parchi sono stati solo una parte della questione, e in realtà devo dire che in Piemonte hanno avuto un'ottima reazione i parchi regionali, ancora più dei parchi nazionali. Comunque i parchi possono funzionare come il Parco delle Marittime da punti di in qualche modo di appoggio per i volontari che in qualche modo orbitano nei paraggi, quindi questo puntiamo molto su realtà locali che possano essere, come il comizio agrario anche, possano essere un centro per i volontari che operano diciamo in un'area più o meno geograficamente circostante, perché noi non possiamo logicamente essere vicini a tutti e quindi queste realtà sono molto importanti. Si sono già consolidate per esempio intorno al museo di Grosseto, quindi c'è un gruppo Farfalle della Maremma che è veramente attivissimo e gestisce tutti i volontari che girano in quella zona, quella parte della Toscana. Altrettanto sta cercando di fare le Dolomiti Bellunesi, l'associazione IOLAS per la zona dell'Oltrepò Pavese, insomma ci sono già delle realtà che si stanno consolidando come punto d'appoggio, quindi noi oggi siamo contenti perché con voi parliamo non soltanto già di 3 transetti disegnati, ma anche di un punto d'appoggio importante già rilevato.
Questo monitoraggio delle farfalle poi a che cosa serve? A tantissime cose differenti. Allora, in primis le farfalle sono, come ci spiega la comunità europea, sono i nostri eroi, come dice qua, perché fanno parte di questo gruppetto, che appunto viene definito i nostri eroi della comunità europea, che sono gli impollinatori. In questo momento, a partire dal 2018, la Commissione europea ha lanciato la Pollinator Initiative, questa iniziativa a favore degli impollinatori, perché ci si è resi conto del drammatico declino a cui stanno andando incontro. E in particolare gli impollinatori selvatici, quindi non soltanto le api di cui sappiamo e teniamo in conto perché abbiamo i dati degli apicoltori, ma tutti quegli impollinatori selvatici, farfalle, falene, apoidei, come per esempio i bombi, ditteri sirfidi, che ci garantiscono la sopravvivenza dell'80% delle piante, che dipende dagli insetti per la sopravvivenza, quindi non soltanto di quelle di cui ci nutriamo, ma anche di tutta la flora che abbiamo intorno. Ecco, il forte declino di questi impollinatori ha fatto scattare l'allarme e quindi siamo in pieno in questa fase assolutamente. Dall'altra parte, sempre attraverso la comunità europea abbiamo avuto una forte spinta a scrivere e disegnare le linee guida al piano nazionale dell'uso dei fitofarmaci in risposta alla direttiva del 2009. E quindi siamo entrati anche entriamo anche molto in ambito agrario, perché i fitofarmaci ovviamente lì sono utilizzati, ma molti impollinatori sono appunto anche al servizio delle piante edule o delle piante che si accompagnano. E quindi una corretta gestione dei fitofarmaci o insomma una progressiva riduzione ovviamente è imposta per la sopravvivenza degli impollinatori. Quindi l'ISPRA ha anche appena pubblicato un manuale, uno dei report ISPRA, sempre reperibile sulla rete gratuitamente e scaricabile gratuitamente, dove si vedono i risultati di questa sperimentazione alla quale appunto anche noi abbiamo partecipato. Qui vedete una parte dei risultati portati alla comunità europea di questa sperimentazione, in particolare i risultati sugli impollinatori, dove dimostriamo, se ce ne fosse ancora stato bisogno, quanta differenza in termini di numero di individui si vedono nelle aziende agricole con fitofarmaci e senza uso di fitofarmaci di sintesi. E questa differenza in termini di numero di individui è verissima tanto per gli apoidei quanto per le farfalle, e noi l'abbiamo potuta testare in vigneti, risaie in Piemonte e in noccioleti e seminativi del Lazio, che erano le due regioni aderenti al progetto. Quindi diciamo un motivo sicuramente è questo degli impollinatori. Questa iniziativa degli impollinatori, questo interesse degli impollinatori ha anche obbligato i parchi nazionali dal 2020 a utilizzare i propri fondi che vengono elargiti annualmente dal Ministero Ambiente ai parchi nazionali, a utilizzare questi soldi non per qualsiasi progetto di loro reputato da loro necessario e interessante, ma per gli impollinatori. Quindi c'è stato anche un interesse diciamo un po' costretto, anche pilotato da parte del Ministero Ambiente verso i parchi nazionali. E poi noi abbiamo una serie di specie protette, qui ne vedete alcune di quelle protette, che devono essere monitorate perché sono protette dalla comunità europea e ci sono degli obblighi normativi. Il monitoraggio di queste farfalle avviene nel resto dell'Europa attraverso il Butterfly Monitoring Scheme, cioè la rete di monitoraggio comprende anche queste specie protette, e quindi effettivamente si hanno dei dati di anno in anno, sia sulla numerosità degli individui, sull'assenza e presenza da certi transetti, e eventualmente anche dati di spostamento del volo, anticipazioni o posticipazioni del volo, quindi modifiche, si dicono, fenologiche. Questi transetti possono servire anche a raccogliere informazioni su specie alloctone. Tutti conoscete la farfallina dei geragni, e questa farfallina dei geragni, che qui vedete, ma l'avete vista tante volte sui vostri vasi, ha delle
come dire, molto sospettata, diciamo così, di frequentare non soltanto i fiori dei geranni spontanei per assuggere un po' di nettare, ma di metterci anche le uova. Abbiamo lavorato su questa potenziale naturalizzazione di questa specie, e quindi è anche importante che attraverso la rete di transetti gestiti dai volontari si portino nuove conoscenze, nuovi dati sulla distribuzione di questa specie, magari lontano dai pelargoni, quindi dai geragni che si usano come ornamento nei vasi. Poi noi in Piemonte abbiamo anche una ragione proprio in più per lavorare sulle farfalle. Questa è una mappa che vi mostra la ricchezza specifica. Guardate, siamo proprio le Alpi, in particolare le Alpi occidentali, sono proprio una zona, Alpi e Prealpi, una zona particolarmente ricca in termini proprio di numero di specie. Infatti il Piemonte è in assoluto la regione con il maggior numero di specie, quindi ha più di 200 specie sulle 290 totali, e in generale i due terzi della fauna europea sono presenti in Italia. Quindi siamo in assoluto il paese più ricco, e la nostra regione è anche la regione più ricca. Questo progetto Butterfly Monitoring Scheme ha anche fatto sorgere tra noi, diciamo che l'abbiamo lanciato, che ci siamo molto adoperati per la necessità di avere anche un punto di aggregazione che molti altri stati avevano e che a noi mancava, che è un'associazione che si occupi di farfalle in Italia, che c'è stata per pochi anni in passato, poi era stata chiusa, e che invece noi abbiamo di nuovo fondato. Quindi nel 2020 abbiamo fondato ALI, quindi l'Associazione Lepidotterologica Italiana, di cui vi invitiamo a visitare il sito e ovviamente a essere tutti soci. Non necessariamente bisogna essere soci per aderire al Butterfly Monitoring Scheme, ma man mano che andiamo avanti sicuramente l'associazione non solo ci aiuterà a patrocinare gli eventi, a divulgare gli eventi, ma man mano io vorrei proprio che si facesse sempre più carico del Butterfly Monitoring Scheme italiano. Sono segretario di questa associazione e sono tra i soci fondatori, perché appunto credo moltissimo in questa attività. Cosa ce ne facciamo poi di tutti questi dati che abbiamo messo in un portale europeo? Otteniamo dei dati molto interessanti, molto utili. Questo è il Butterfly Indicator for Grassland Species, che con i dati dei Butterfly Monitoring Scheme, per adesso l'Italia non ha ancora potuto partecipare, ma dal prossimo saranno presenti anche i dati che voi raccogliete. La Butterfly Conservation Europe, l'associazione conserva le farfalle, consegna alla Commissione Europea questo report ogni 5 anni, in cui dà il trend di alcune specie comuni in tutta Europa che sono legate ai prati, proprio alle aree prative, e vedete che dal 1990, quando abbiamo i dati più vecchi, al 2015 c'è un continuo declino. Quindi questo è il dato macroscopico. Poi tutti questi dati si possono avere scorporati, perché ciascuno Stato membro può vedere, per esempio, qual è stato l'andamento del suo Stato rispetto agli altri, oppure ciascuna regione o addirittura ciascun transetto, quindi l'azienda agricola del comizio agrario può confrontare i suoi campionamenti e le sue specie con quelle del resto d'Italia o di altre aziende agricole fuori dall'Italia. Cioè sono possibili tutti i confronti per capire come stanno andando, e soprattutto se l'andamento è condiviso. Se ad esempio una certa specie in forte declino al comizio agrario nelle zone limitrofe, ma è invece un trend opposto nel resto dell'Italia o delle altre aziende agricole, vuol dire che probabilmente la causa è locale, mentre al contrario, se il trend è molto generalizzato, la soluzione non sarà forse da ricercare in una azione, diciamo, su piccola scala, ma sarà forse più un'azione più generale. Quindi sostanzialmente vi lascerei a Federica per avere delle informazioni, diciamo, più tecniche su come si aderisce alla rete, ma è importante appunto diventare cittadini scienziati, perché è un valore che
va veramente molto al di là di quello che può essere il singolo sforzo. Sforzo che non è effettivamente da poco, quindi questo lo dobbiamo ammettere. I volontari si prendono un impegno che deve essere conciliato con tutte le loro attività, quindi non è assolutamente un impegno fattibile, ma non per questo non necessita veramente di buona volontà. E quindi noi ringraziamo fin d'ora chi ha già partecipato e speriamo di poter essere d'appoggio per voi e soprattutto anche di contagiare qualcun altro. Quindi grazie mille per l'attenzione. Io ritorno. Ecco, ho smesso di condividere. Se ci sono delle domande, diciamo, di carattere su questo che io vi ho raccontato, prima di passare intanto la parola a Federica, che appunto vi fa vedere gli strumenti operativi di questo Butterfly Monitoring Scheme. Non so se qualcuno sta tenendo la chat, sta osservando le domande. Attilio, stai facendo tu da, sì, sto facendo da chairman? Ci sono delle domande, qualcosa? Allora lasciamo la parola a Federica. Grazie, allora condivido lo schermo. Ditemi se si vede. Sì, si vede. Ok. Ok, allora brevemente, poi magari lo vedremo anche meglio quando ci incontreremo forse di persona, insomma, come diceva Simona, nel prossimo mese e proveremo tutti insieme a fare il transetto. Intanto, appunto, già che Simona ci ha presentato il Butterfly Monitoring Scheme e la sua nascita, vediamo velocemente il metodo. Dunque, il Butterfly Monitoring Scheme si basa sul monitoraggio attraverso un transetto che è una camminata lunga, come vedremo, di circa 500 metri. E questo metodo standardizzato permette appunto di raccogliere dati semiquantitativi che possono essere confrontati con quelli di tutta Europa, ed ecco perché è possibile costruire, appunto, come già accennava Simona, degli indicatori a livello europeo che ci danno delle indicazioni sulle tendenze delle popolazioni delle farfalle, ad esempio come per l'ultimo indicatore visto sulle farfalle di habitat aperto. Il transetto di Pollard è appunto come vi dicevo, lungo una camminata lunga circa 500 metri, in cui si contano tutte le specie di farfalle e le abbondanze relative, quindi il numero di individuo per specie, all'interno di un cubo immaginario di 5 metri per 5 metri. Quindi questo cubo immaginario è un cubo che cammina con l'operatore e riconoscono, identificano e conteggiano solo le specie che passano all'interno di questo cubo. Il transetto poi quindi questo percorso deve essere diviso in sezioni secondo dei macro habitat, che sono ovviamente delle classificazioni di habitat molto generali, appunto per facilitare anche i cittadini, anche chi magari non riesce a caratterizzare ad esempio un bosco. Quindi le categorie su cui si dividono in sezioni un transetto sono macro habitat come bosco, prato, habitat agricolo, urbano, eccetera. Non si scende oltre questo livello di classificazione delle sezioni. Le sezioni possono essere di lunghezza diversa, l'importante è che all'interno di una stessa sezione noi troviamo uno stesso habitat. Appunto il percorso è di 500 metri e se avete intenzione di fissare un transetto, l'importante è che sia in un luogo facilmente raggiungibile, meglio se vicino al luogo di lavoro oppure vicino a casa, e non appunto il percorso in cui secondo voi si prendono più farfalle, perché ovviamente, come vi diceva Simona, lo sforzo che i volontari fanno è uno sforzo importante, si va a campionare
questo, quindi si percorre questo, questa passeggiata almeno una volta ogni 15 giorni, per cui non è importante trovare il posto con più farfalle, ma sicuramente è importante mantenere questo transetto idealmente per un lunghissimo tempo. Questo è quello che è fondamentale per il progetto, quindi più è vicino a una zona raggiungibile, vicino alla vostra abitazione, al luogo di lavoro, e meglio sicuramente è per il progetto. In prima battuta quello che si fa in un transetto è raccogliere quelle che sono le variabili ambientali, quindi si parla di temperatura, vento, copertura nuvolosa. Il vento si prende, poi lo vedremo meglio sul campo, si prende secondo una scala di Beaufort che va da 1 a 5, e la percentuale di copertura nuvolosa semplicemente appunto si fa una media della percentuale osservando semplicemente il cielo. Quindi tutte le variabili ambientali sono molto semplici anche da rilevare, appunto, cosa dopo aver inserito nella nostra scheda le variabili ambientali, semplicemente si vanno a identificare le specie e si inserisce il numero di individui per ogni specie nella sezione. Questo lo potete fare compilando un foglio di campo come questo, che è scaricabile dal nostro sito, si trova nel manuale, oppure utilizzando l'app, che direttamente appunto vi raccoglie tutte le informazioni sul vostro cellulare. Qualsiasi altra specie o anche altro animale che voi ritenete importante e avete osservato nel vostro transetto, lo si può inserire nelle note. Le note sono un campo fondamentale e molto importante perché, appunto, come vi dicevo prima, nel transetto è fondamentale immaginarsi questo cubo di 5 metri per 5 metri e conteggiare le specie che attraversano questo cubo. Tutte quelle specie che invece non attraversano il nostro cubo, ma che comunque possono essere importanti perché sono comunque un'osservazione, le inserite qua. Come appunto ci dicono sempre all'università i nostri professori, ma anche i nostri coordinatori, il miglior campionatore per questo progetto non è colui che vede più specie, ma è quello che esegue al meglio le regole del transetto. Quindi anche se passasse, insomma, la specie della nostra vita, io ho la specie della mia vita, quella che vorrei vedere sempre, che è la Nymphalis antiopa, vi dico che non l'ho mai vista all'interno del mio transetto, sta sempre nelle note, perché comunque io ci tengo a segnarla. Purtroppo non mi è mai capitato di vederla nelle sezioni e la voglia di inserirla qui è tanta, lo posso garantire, quindi bisogna essere assolutamente rigorosi e rispettare questo limite del cubo di 5 metri per 5 metri. Ok, ogni quanti giorni si ripete questa passeggiata, all'incirca ogni 10-15 giorni per tutto il periodo di volo, che varia un po', come già ci ha accennato Simona prima, in base alla località in cui viviamo. Diciamo, per tutta Italia abbiamo messo questa indicazione da febbraio ad ottobre, ma ovviamente se viviamo nelle Alpi il periodo di volo è più ristretto. Invece se viviamo in Sicilia, ecco che effettivamente il nostro periodo di volo va da febbraio a ottobre. Appunto, come vi dicevo prima, per evitare il problema della continuità, è fondamentale che il transetto sia in un luogo raggiungibile e diciamo comodo per noi. Quello è il miglior transetto per il Butterfly Monitoring Scheme. Non è, non importa il numero di specie che sono all'interno del transetto. Il materiale che abbiamo a disposizione è tutto liberamente scaricabile dal sito, di cui vi ho già messo il link in chat e che vi invito appunto a visitare. Trovate all'interno il manuale con la descrizione del metodo di campionamento, le guide di riconoscimento che ha già presentato Simona e in più dei video che riguardano sia la presentazione del progetto in generale. Uno, Erika lo ha già accennato prima,
è un tutorial sull'inserimento dei dati all'interno del sito, e poi ne abbiamo un altro un pochino più specifico su un genere piuttosto ostico, che è il genere delle rebie. E quindi, diciamo, se avete appunto necessità di saperne di più su questo gruppo, trovate anche questo sito. Inoltre, questo sul sito, scusatemi. Inoltre è stata prodotta anche l'app, che si chiama Butterfly Count. Spero di farvi vedere anche questa in campo. Sappiate solo che per tutti quelli a cui appunto interessa o hanno piacere di raccogliere dati direttamente sull'app è possibile, ma il transetto va disegnato invece sul sito. L'account del sito e l'account dell'app diciamo, hanno lo stesso accesso, quindi si accede con le stesse credenziali e sono connesse. Però appunto c'è ancora questo problema che sull'app non è possibile disegnare manualmente il percorso del transetto, che quindi va prima diciamo caricato sul sito. Ok, finisco solo con una comunicazione, poi vi faccio vedere invece in diretta il sito. Venerdì prossimo abbiamo organizzato questo aperitivo del Butterfly Monitoring Scheme alle ore 18, è un evento online, chiunque fosse interessato può ovviamente iscriversi. Vi lascio in chat la mail per l'iscrizione e appunto vi invito tutti a partecipare. Adesso, se siete d'accordo, ma Attilio, dimmi anche tu se magari invece ci sono delle domande, sì, delle curiosità. Sì, c'è una domanda da parte di Lorenza. Dove si acquista il retina adeguato per non ferire le farfalle? Sì, ho dei siti che vi posso lasciare in chat. Ditemi voi se lo faccio subito oppure lo faccio alla fine dell'incontro. Come vi è? Parlo alla fine dell'incontro. È possibile che voi stessi possiate procurarcene? Allora, ne avevamo a disposizione diciamo, il progetto Able ce l'aveva lasciata a disposizione, però al momento abbiamo insomma esaurito le nostre scorte, quindi bisognerebbe aspettare di capire se è possibile diciamo averne altre. Per il momento purtroppo no. Quindi posso far vedere il sito? Ok, scusatemi. Allora, Federica, scusa, volevo solo aggiungere che i retini, noi purtroppo come ente pubblico ci mettiamo 2 mesi e mezzo a comprarli, perché dobbiamo passare attraverso la piattaforma MEPA, comprarli esclusivamente in un sito. Vediamo le caratteristiche, ma ce ne sono che si comprano in rete, da dove noi non potremmo, con prezzi più o meno la metà di quello che li paghiamo noi. L'importante è che abbiano questo tool liscio, vediamo le caratteristiche, sì. Infatti sì, dopo vi metto un sito che invece della Cecoslovacchia, che è molto molto conveniente. Quello molto buono, sì. Assolutamente sì. Abbiamo un sito in Italia molto valido, però purtroppo ha i prezzi un po' alti, quindi vi fornisco anche quello cieco, così almeno insomma ha dei prezzi più abbordabili. Allora vi condivido nuovamente lo schermo. Ops. Eccoci qua. Allora, il transetto. Come si inserisce un transetto? Allora, vi volevo far vedere anche in diretta, utilizzare come esempio il transetto di Rocca de Baldi, che è quello che è stato disegnato dal Comizio Agrario. Quindi, se voi... ovviamente per loggarsi al... Per creare un account è davvero facilissimo. Io adesso qui ho profilo utente, ma in realtà prima di connettersi con le proprie credenziali viene fuori login, e è possibile inserendo le solite, insomma, banali informazioni per qualsiasi registrazione al sito, quindi nome utente, nome, cognome e città, registrarsi.
Mi raccomando, ci siamo accorti di alcuni problemi che sono sorti sul sito, di se effettuate la registrazione andare a controllare nella vostra mail che inserite al momento del, diciamo, della creazione dell'account, che riceviate la mail di conferma e confermiate la vostra mail, perché altrimenti il sito di default dopo alcuni giorni blocca l'account se voi non confermate subito, cioè se voi non confermate entro alcuni giorni la vostra mail. Quindi iscrivetevi e andate a controllare sulla vostra mail la mail di conferma di avvenuta registrazione, confermate la vostra mail e da quel momento in poi vi troverete ad avere una diciamo una sorta di menu a tendina come questo. Se voi andate nei miei dati, i miei siti, vi troverete un pulsante, possiamo farlo, con, ovviamente ora vedete tutti i siti nazionali che abbiamo, in realtà voi vedrete solo le informazioni per il vostro sito. Per disegnare il nostro transetto, quindi rifaccio i miei dati, i miei siti, si apre questa pagina e trovate il pulsante Add Site. Ora ritorno solo un attimo sul transetto di Rocca De Baldi, così vediamo in pratica un transetto già inserito ed è forse più semplice, insomma, avere un'idea. Eccoci qua. Scusatemi. Ecco qui. Quindi con il comizio agrario abbiamo già disegnato qualche mese fa il transetto di Rocca De Baldi. Disegnarlo è molto semplice, è sufficiente inserire il paese, quindi Italia, dare un nome al transetto che vi ricordi appunto il luogo in cui verrà disegnato, selezionare sulla mappa il punto di partenza oppure copiare e incollare direttamente qui le coordinate, che potete prendere anche da Google Maps, e selezionare appunto questo tasto di geolocalizzazione. Inserite il numero di sezione, che abbiamo detto prima, si contano in base agli habitat, e poi inserite appunto la larghezza del transetto, che noi utilizzando un transetto di Pollard riferiamo come larghezza al cubo di 5 metri per 5, quindi inseriamo 5. Descrivete l'habitat principale e la gestione, dopodiché salvate. Per disegnare invece il percorso, vi troverete una mappa di questo genere, selezionate la sezione, ecco qua. Selezionate la sezione, vi posizionate sul punto di partenza della mappa, in questo caso era qui, vabbè, facciamolo qua che è più comodo, selezionate, vi muovete e trascinate il cursore, vedrete che vi apparirà il percorso che avete scelto. Quando siete soddisfatti della sezione, doppio clic e la sezione viene confermata. Una volta che avete disegnato tutto il vostro transetto, potete completare per ogni sezione l'habitat principale e la gestione. E mi raccomando solo di salvare tutte le volte, perché se no non viene registrata la vostra sezione. Quando siete soddisfatti, avete completato tutte i dettagli di ogni sezione, è sufficiente fare termina e il vostro transetto viene registrato. Tutto questo è disponibile ovviamente nel tutorial di cui anche Erika vi parlava prima. Se volete, ho anche un tutorial, diciamo, in formato PDF, quindi non attraverso il video. Se vi è più comodo, ve lo posso inviare anche questo. Per una volta che avete disegnato il vostro transetto, potete partire con i campionamenti e la registrazione di un campionamento si fa da i miei dati, i miei percorsi. Vi appare un calendario come questo,
vi posizionate sul giorno, immaginiamo oggi di aver fatto un transetto a Rocca de Baldi, ovviamente questo è fittizio, poi lo faremo per davvero appena ci vedremo. Ecco qua. Quindi inseriamo il nome del vostro transetto. Per voi sarà, diciamo, molto più semplice perché avendo pochi transetti nel menu a tendina compariranno solo i vostri e non tutti quelli che avete visto ora, che sono in realtà tutti quelli europei. Mettete il nome del campionatore, di default il sito dà il nome che avete inserito come nome utente. Inserite l'ora e quindi immaginiamo di essere partiti alle 10. Immaginiamo di essere partiti alle 10 e di aver finito, ad esempio, alle 11, un'ora. Inseriamo la percentuale di sole. Oggi c'era sole a Rocca de Baldi? Attilio? Penso di sì. Ok, va bene. Allora, che temperatura c'era più o meno? O nelle vicinanze? 20 gradi. 20, 22 gradi. Ok, 22 gradi. Vento è, ce n'era? Sì. Da che direzione? A Rocca de Baldi no. Niente, ok. Quindi mettiamo 0 in questo caso e proseguiamo. Vi compare poi, ecco qua, la lista delle specie. Di default il sito, quando riesce a caricarlo, dà la lista di tutte le specie presenti in Italia. Ecco qua. Così è un po' scomodo costruire la nostra lista specie. È più comodo invece se voi selezionate da questo menu a tendina o Species Know at this site oppure Species I have recorded, sono indifferenti, perché in questo caso possiamo scrivere, in questo quadratino direttamente la specie. Allora noi ci immaginiamo che oggi a Rocca de Baldi abbiamo trovato ad esempio tre Pieris rape. Quindi scriviamo Pieris rape, allora vi vedrete comparire Federica, non ti sentiamo più. Eccomi qua, scusatemi. mi è caduta. Però, insomma, non per tanto tempo. Fino a dove si è sentito? Hai ancora la connessione bassa, eh? Però si sente già adesso, sì. Quando selezionavi la specie... comunque, anche se è un po'... Non ho sentito, scusate. No, dicevo, non c'è più la condivisione adesso. Ah, grazie, sì, grazie. E comunque okay, rimasta tutto. Quando c'era, inserivi il nome della specie e andavi a individuare la specie che avevi individuato nell'elenco. Ok, perfetto. Allora non siamo andati troppo distanti. Ok, quindi una volta che selezionate la specie è sufficiente che inseriate il numero di individui per ogni sezione. Quindi se noi ci immaginiamo di avere 3 nella prima sezione e ad esempio 2 nell'ultima, inseriamo i nostri, ecco qua,
i numeri, il numero di individui per ogni specie, per ogni sezione, e poi proseguiamo con le altre specie. Ad esempio, faccio ancora un ultimo esempio, abbiamo trovato un macaone, quindi il Papilion macaon, eccolo qua, lo inseriamo e mettiamo ad esempio che l'abbiamo inserita nel, trovato nella seconda sezione solo un individuo. Lo selezioniamo. Una volta che siete, appunto, avete terminato tutta la vostra lista di specie, è sufficiente fare finish and return to walk list. E avete, adesso possiamo farlo, poi dopo lo cancelliamo. Ecco qua. E vedrete che nel nostro calendario compare il transetto di Rocca De Baldi. Ok, questo è per quanto riguarda il sito. L'app consente di fare tutto questo direttamente in campo, quindi non dobbiamo, ad esempio, o stampare la scheda che vi facevo vedere prima, oppure semplicemente segnare la lista specie sul taccuino. Se siete comodi e preferite, basta scaricare sul telefono l'app Butterfly Count dal vostri store, è disponibile per Android che per Apple, e inserire le vostre credenziali che avete utilizzato per connettervi all'account del sito web. Se avete già disegnato il transetto compare automaticamente sulla vostra app. Il transetto, poi questo appunto ve lo farò vedere in campo così è più comodo, e costruire la vostra lista specie esattamente come abbiamo visto per il sito. Ok, per quanto riguarda gli strumenti, non ho il percorso fisso come nel transetto, a essere fisso è il tempo, quindi a minuti di conteggio, e per diciamo prendere attività con questo tipo di monitoraggio, quindi se non avete mai fatto un transetto, consiglio quello utilizzato in sostituzione al transetto, ad esempio in tutte quelle aree urbane in cui non si ha, magari, che ne so, il giardino di casa, in cui non si ha la possibilità per lo spazio di costruire un transetto di almeno 500 metri. In questo caso è possibile, al posto del transetto, se volete monitorare, se siete in città e volete monitorare il giardino, ad esempio, è possibile effettuare il conteggio a tempo, in cui appunto non è necessario avere un percorso fisso. L'area nel conteggio a tempo, se voi attivate il GPS, vi viene automaticamente disegnata con il GPS, quindi non c'è bisogno, come per il transetto, disegnare il corso. Ok, adesso ho effettivamente detto tutto, quindi lascio spazio a tutte le vostre domande. Io avrei una domanda, però devo assolutamente andare, se no mi chiudono qua dentro. E, non so, spero di poterla fare quando, insomma, ci vedremo, e tanto ce lo comunicherete, no? Le mail ci sono. E finirò di guardare questo incontro, visto che è stato registrato, se lo mettete poi a disposizione. Grazie, scusate, ma devo proprio andare. Ciao. Ciao Chiara. Ciao. Grazie Chiara, ciao, ci vediamo presto. Ecco, io più che una domanda volevo sottolineare come presso il comizio agrario, e presso soprattutto il percorso del comizio agrario nel parco del castello di Rocca De Baldi, un tirocinante della professoressa Bonelli ha elencato, no, sia le varietà di farfalle presenti nel nostro territorio e di altri insetti pronubi, sia anche le piante, no, predilette da queste
da questi lepidotteri ed altri insetti pronobi sia nella loro fase di bruco sia poi nella fase adulta. Pensate che possa essere utile, che possa mandarlo a tutti coloro che hanno partecipato stasera? Certo, sì, sì, sì. Bene. In questo modo avete già un'idea delle specie presenti e soprattutto quando si inizieranno i campionamenti, se magari c'è un'incertezza, potete rifarvi a questa specie per capire se l'identificazione è corretta oppure no. Ah, un'altra cosa che non ho detto, se durante la vostra passeggiata non riuscite a identificare correttamente la specie o comunque arrivate solo ad esempio a livello di genere, riuscite a spingere fino a livello di specie, è possibile diciamo ottenere un'identificazione sicura utilizzando iNaturalist. Non so se lo conoscete già, comunque iNaturalist è un altro, diciamo un'altra grande piattaforma di citizen science in cui vengono raccolte osservazioni su qualsiasi tipo di animale, ma anche vegetali, c'è davvero la possibilità di inserire qualsiasi tipo di osservazione. È sufficiente fotografare la farfalla, va benissimo anche attraverso il retino. Ci sono anche alcuni volontari che oltre il retino portano dietro un barattolo di vetro e quindi semplicemente spostano per fotografarla meglio la farfalla nel barattolo di vetro. Se siete comodi c'è anche questa opportunità. Fotografare la farfalla, caricarla sull'app iNaturalist, che è davvero semplicissima da usare, mettere una qualsiasi tipo di identificazione anche sbagliata, perché iNaturalist già suggerisce una serie di specie che potrebbero essere, insomma, quella che vi trovate nel retino. Se non siete convinti, non vi sembra quella giusta, non importa, voi ugualmente inserite un'identificazione oppure inserite solamente il genere a cui voi siete arrivati e nel giro di uno o due giorni, appunto sempre grazie ad Ali, in particolare grazie a Leonardo Porto, che è particolarmente attivo su questa piattaforma e assolutamente, insomma, conosce benissimo le specie, vi riceverete l'identificazione corretta. Quindi quello che vi consiglio di fare, quando ci vedremo, se potete arrivare sia con l'app scaricata ma anche con iNaturalist, perché nella stessa occasione vedremo sia l'utilizzo dell'app per il Butterfly Monitoring Scheme, ma vi farò vedere anche, in caso appunto non riusciate ad avere un'identificazione in campo, come utilizzare per questo, diciamo, per questo scopo iNaturalist. Quindi vediamo tutto in quella giornata. Ecco, se ce l'avete già sullo smartphone è più semplice per noi provare insieme. Bene, se non ci sono allora domande, rimandiamo insomma alla prossima volta, quando ci troveremo, no, in presenza. Avete già idea di quando potremo trovarci oppure dovete ancora deciderlo in base ai vostri impegni? La data precisa non ce l'abbiamo ancora, però stavamo pensando indicativamente seconda metà di giugno potrebbe essere un periodo buono, perché volano le farfalle, insomma, iniziano a volare abbastanza specie, quindi abbiamo magari anche la possibilità di incontrarne diverse, provare a identificarle insieme. Non abbiamo ancora deciso una data precisa, però se per voi indicativamente come periodo può andare, magari proviamo a trovare insieme una data. Se anche una giornata, se fosse un pochino flessibile, perché se veniamo in una giornata che poi è brutto tempo, adesso evitando proprio maggio, che magari è più piovoso, giugno in genere è un po' più stabile, però se fosse possibile anche una piccola flessibilità, perché purtroppo una giornata senza sole è una giornata poco, poco produttiva. Quindi se potessimo avere, non so, due date... Sì, da parte mia sì, nel senso, però noi nel frattempo possiamo provare. Ah, certamente, provare. Sì, perché voi adesso trovate 2, 3, 4 specie al massimo, quindi sì, assolutamente, poi dipende dove andate, però insomma sono in crescendo, man mano che si alza la temperatura e che va avanti la stagione se ne vedono di più, quindi all'inizio dovrebbe essere molto semplice, poi le fotografate, alla peggio.
Sì, ma difatti noi il 22 di maggio, che è la giornata mondiale della biodiversità, organizziamo una giornata a Crava con Marco Dogliotti. Magari potrebbe anche essere un'occasione da provare a farne uno, no Marco? Che dici? Anche insieme a Manuela, tanto Manuela l'ho vista che è anche qui, e nel caso possiamo anche andare poi da Lorenza a provarlo qualche volta. Certo, certo. Da tutti, proviamo, proviamo. Nel senso, tanto... E così avete anche un'idea dei problemi che riscontrate, così quando poi siamo noi lì, tecnici, sì, proprio spiccioli, diciamo. Sì, poi Laura, tipo Laura penso che le abbia già fatti di transetti, però magari viene a un po' a aiutarci la prima volta, poi... Ma tipo tra le note, no? Si devono scrivere cose che noi pensiamo che siano la motivazione, ad esempio... dell'assenza di, non so, c'è stato un temporale forte il giorno prima. Esatto, no, esatto, proprio così. Quelle cose lì. Okay. Sì. Oppure, non so, quali sono i maggiori predatori? Adesso è una domanda stupida, però, i maggiori predatori, brava Lorenza, i maggiori predatori delle farfalle, tipo alcuni uccelli, tipo in certe zone ci possono essere degli uccelli, magari se li sentiamo segnalarlo, oppure cioè è troppo. No, quello non è necessario, no. Sono naturalmente regolamentati da predatori che in realtà sono in parte uccelli, ma molto di più sono ragni, per esempio, e poi sono soprattutto regolamentati da parassitoidi quando sono larve, per cui di quello non mi... almeno che non ci sia proprio una... per esempio una volta ci è capitato di avere tutte le larve, però larve, di Licenia dispar con le rondini che avevano fatto il nido sopra e le mangiavano proprio come un banchetto, oppure ci è capitato con le galline. Allora in quel caso lì è chiaro che uno dice, caspita, le galline sono state proprio messe lì dove c'erano... quelle larve, è chiaro che poi dopo non trovo l'adulto, allora nella nota lo segni. Però se non è una cosa molto vistosa, non starei a cercare. Sono regolamentate in maniera naturale dai loro limitatori naturali, quindi va bene così. Ok. Sì, scusate, non ho messo il video perché ho la linea che non è molto... Basta. Performante. Allora sì, dicevo, se poi Simona sei disponibile un giorno per vedere i transetti migliori, e volevo anche chiedere se è possibile, cioè bisogna proprio disegnarli direttamente sull'obiettivo, oppure possiamo importare ad esempio un file GPX che abbiamo preso sul terreno o uno shape? No, questo purtroppo no, al momento si può disegnare manualmente, non si può importare file GPX o shape se non appunto le coordinate del primo punto, però anche queste, come avete visto, dovete copiare e incollare nella barretta. Purtroppo al momento è ancora così. Mi avevano detto che forse davano l'opportunità di aggiungere il GPX, però credo che in realtà non ci sarà questa opportunità. Perché appunto si immaginano che essendo aperto insomma a tutti, magari non tutti sono in grado di utilizzare shape eccetera, quindi sì, si deve disegnare. Però ecco, il disegno, così come è successo per il transetto di Rocca De Baldi, anche per la Gritrutta, in cui il nostro stagista ha insomma fatto un po' da consulente nel disegno, se ci sono problemi potete... cioè anche se non ci sono problemi, però potete disegnarlo con noi, cioè, mi contattate, facciamo una Skype in cui banalmente condividete lo schermo e io vi seguo passo passo. In ogni caso comunque rimangono a vostra disposizione tutti i tutorial sia sul sito che anche, ecco, magari adesso attraverso Attilio mando una mail in cui inserisco tutto il materiale a disposizione, i siti in cui poter insomma acquistare i retini e anche tutti i vari tutorial, anche quello in formato PDF, che forse è più semplice da seguire perché potete appunto fermarlo più agevolmente. Quindi avete tutto, però nonostante i tutorial, se lo ritenete opportuno, ci sono le nostre mail sul sito, basta contattare, certo, o Simona o me e lo sì, perché forse loro avevano anche un po' di dubbi su dove proprio metterli, non soltanto su come disegnarli, no?
dove il parco. Sì, esatto, perché, no, sì, sì, perché abbiamo fatto questo lungo transetto che era suddiviso, esatto, in transetti, però tutto il completo era oltre 2 chilometri, quindi magari si diceva troppo. Iniziamo. Sì. Laura, magari scrivici una mail chiedendo appunto questo appuntamento. Io e Federica ci organizziamo per esserci entrambe. Benissimo, perfetto. Ok? Grazie mille. Grazie a te. Bene, se non ci sono altre cose, allora io aspetto la mail di Federica che poi girerò a tutti i partecipanti. E direi che possiamo, no, lasciarci qui dandoci appunto appuntamento verso metà giugno per questa giornata in presenza a caccia di farfalle. Sì, la organizziamo bene questa, se siamo finalmente fuori una volta. Certo. Bene, io ringrazio ancora. Grazie mille. Simona, ringrazio Federica e tutti i partecipanti. Grazie. Grazie a voi per l'impegno che mettete. E vi auguro e auguro a tutti una buona serata e un buon fine settimana. Grazie. Buonasera. Buona serata, grazie. Grazie. Ciao, ciao.